terza giornata fase Champions in ceppo per l'arbitro, terza giornata fase Champions, Cittadella contro Bomber Gang. Chi vince si qualifica terza e passa la fase Champions. Saluto. Adesso il saluto degli ospiti Cittadella alla squadra padrone di casa Bomber Gang. Un saluto e ci vediamo nel secondo tempo. Sì, il secondo tempo di Cittadella contro Bomber Gang. Siamo in compagnia di Salvatore Cimmino, l'inviato speciale di questa partita. Salvatore, aggiornaci sul risultato e i gol. Risultato sul 4-2 per il Bomber Gang, doppietta di Aliberti per il Bomber Gang, Conte e Picariello, su una grande punizione, dobbiamo dire, di Picariello. Nella chiusura del primo tempo, ricordiamo. Sì, mentre per Cittadella le reti sono di 4. Attenzione, Aliberti, fallo del portiere, giustamente 4-1, sbagliato prima, 4-1. Il portiere viene ammonito e in questo caso entriamo con la nostra Spider Cam SK. Ancora una volta Picariello sul pallone. Picariello, punizione, Erbetta con una grande parata, evita il quinto gol per la compagine di Stefano Palmieri. Riparte il Cittadella, ma Palmieri ancora una volta all'intervento che libera l'area. Erbetta in avanti, centrocampista stoppa, ma il centrocampista del Cittadella lo ferma. Si riparte dalla difesa, il numero 3, Donato, allarga il gioco verso Carola, in avanti per Canto Gaio. Il tiro, Palmieri ci mette il corpo, palla in fallo laterale. Canto Gaio. Bomber in posizione in... snap. Non ci arriva sulla palla Aliberti. Era Romanelli comunque. Pardon, Romanelli. Numero 3. Ottima giocata, Massa. Scende palla al piede. Cerca la verticalizzazione, ma Ciotola Simone lo ferma. Ancora Massa. No, Bellino. Bellino. Sicuro. Che cazzo? No. Incarnato, no? Non ci arriva. Pagariello. Picariello. Per il numero 8. Numero 8. Di Cesare. Di Cesare. Numero 3, Massa. Si accetta sul destro. Ottima azione, ma il numero 6, Carola, non ci arriva. Si riparte dal numero 20 della Bomber Gang. Barbato. Lancio lungo per il centrocampista, che protegge palla e subisce anche il fallo. Conte, autore di una rete oggi. Conte. Punizione. Ammonito il numero 7 del Cittadella. Canto guai. Anche Conte ammonito. Anche Conte? Sì, perché ha continuato nelle proteste con l'avversario. Picariello ci riprova da qui. Penso che lo metterà in mezzo, tesa nell'area di rigore. Infatti è così, ma è un passaggio al portiere Erbetta, che controlla e allarga il gioco. Ma Romaniello se ne va. Il tiro ancora Romanelli. Calcio di rigore. È giusto. Vogliono l'ammonizione.
qui vogliamo la prova TV, eh. Avevamo detto, insomma, qualche problema. Hai visto? Io per il tiro si fa per leggere.